Signori, ci siamo. Il mercato in uscita del Napoli sta cominciando a far muovere le varie pedine. Oggi abbiamo avuto una notizia molto importante per quanto riguarda il mercato in uscita del Napoli e in generale ci sono degli aggiornamenti che voglio commentare in questo video insieme a voi. Quindi, signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion. Premessa molto importante: se sentite un rumore in sottofondo è perché qui sopra, qui si intravede, perché sono specchiato, non ce la faccio, ecco, questo amico qua sopra è attivo, quindi se sentite un rumore in sottofondo, ragazzi, perdonatemi, ma non si può stare chiusi dentro senza aria condizionata, sennò schiatto. Allora, solite raccomandazioni, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Allora, signori, la notizia del giorno è una notizia molto importante e riguarda Caiust. Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano hanno dato la notizia. Caiust va in Premier League, va al Brentford, un'operazione con prestito che diventerebbe obbligo di riscatto nel caso in cui venissero soddisfatte delle condizioni. Penso che riguardi il numero di presenze, ok? Dopo un determinato numero di presenze scatta l'obbligo di riscatto e questo riscatto sarebbe fissato a 12 milioni, la stessa cifra che ha speso il Napoli lo scorso anno per comprare Caiust, quindi già qua è una cosa abbastanza buona, ecco. Dal punto di vista economico, come ho detto prima, lo hai comprato a 12 l'anno scorso, lo vendi tra virgolette, perché poi bisogna vedere se l'obbligo scatta, comunque lo vendi a 12 e economicamente parlando, ragazzi, è un'operazione buona, perché tu comunque l'anno scorso lo hai preso a 12, gli hai fatto un contratto quinquennale, quindi vuol dire che tu quest'anno hai già ammortizzato il 40% del cartellino, cioè 4,8 milioni, e considerando il prestito tu praticamente hai ammortizzato anche il secondo anno. Praticamente, ragazzi, se tu incassi dalla cessione di Caiust almeno 3,6 milioni hai fatto una plusvalenza, lo venderesti a 12, quindi sarebbe economicamente un'ottima mossa, quindi qua manna molto bene. L'unico, diciamo, neo di questa trattativa è il fatto del prestito, cioè tu questi soldi li prenderai se tutto va bene a fine anno, e quindi da adesso nell'imminente non ci guadagni niente. Però dal punto di vista dello spazio delle liste, questa è una cessione molto importante, ragazzi, perché Caiust venduto più Mario Rui fuori rosa hai uno slot disponibile e quindi puoi andare a comprare uno tra Brescianini e Gilmour. Ora, diciamo che l'obiettivo del Napoli adesso è andare a rinforzare il centrocampo, ok? Brescianini e Gilmour sono due nomi che si stanno facendo da tanto tempo e Fabrizio Romano oggi ci ha detto praticamente che l'accordo con Brescianini c'è, dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto anche lì, mentre per quanto riguarda Gilmour la valutazione del Brighton è di 20 milioni, quindi c'è un po' da trattare, però in linea di massima dovrebbero essere loro due i prossimi colpi in entrata. Quindi con Caiust fuori e con Mario Rui fuori rosa puoi prendere uno di questi due. Per prendere l'altro serve una terza cessione, che io penso sarà Khedira. Cedendo Caiust e Khedira, considerando sempre Mario Rui fuori rosa, ti prendi Brescianini e Gilmour e vai quindi a sistemarti il centrocampo. Diciamo, ragazzi, che Gilmour secondo me è fondamentale, perché lui comunque è un regista, ok? È un giocatore che può dare il cambio allo bot, che secondo me può anche giocarci insieme, però questo magari lo vedremo nel video dove andiamo a scoprire Gilmour. Brescianini, diciamo che è quel giocatore, come ho detto anche ieri, box to box, che ti permette anche di cambiare modulo e andare al centrocampo a 3, quindi puoi fare il 3-5-2, o comunque un giocatore che può essere un'opzione in più dalla tre quarti in su. E quindi questa è la situazione. Ora, argomento David Neres. Si sta parlando di questo giocatore brasiliano, se non sbaglio 27enne, giocatore del Benfica, e lui giocherebbe praticamente sulla tre quarti, quindi se ipotizziamo sempre il 3-4-3, considerando che a sinistra Kvara è inamovibile, giocherebbe a destra, quindi sarebbe un'alternativa a Politano a Ngong, ok? Però David Neres, c'è anche qui il problema liste.
devi farne fuori uno. E considerando che tu oggi hai quattro trequartisti di ruolo, cioè Kvara, Raspadori, Politano e Ngonge, poi c'hai all'occorrenza Folorunso e Brescianini, uno deve partire. Io penso che i due indiziati in questo momento siano Raspadori e Ngonge. Mi dispiacerebbe parecchio veder partire Raspadori, se vi dico la sincera verità. Ngonge non so se è ipotizzabile una sua cessione, perché tu comunque l'hai comprato a gennaio. Dopo 6 mesi già lo vendi. Non lo so, mi sembra abbastanza difficile. Volendo ci sarebbe anche una terza alternativa, cioè Folorunso, perché tu comunque, noi comunque dobbiamo sempre tenere a mente questa cosa dell'Atalanta che stava per prendere Folorunso. Evidentemente il giocatore non è così inamovibile come ci avevano detto tempo fa, e può essere che l'arrivo di Brescianini possa essere magari un indizio sul fatto che Folorunso non è così, diciamo, nei piani di Conte. Sì, ha fatto il rinnovo, è vero, però magari il rinnovo è stata una mossa per aumentargli il valore. Per David Neres, ragazzi, serve necessariamente un'altra uscita. E qui mi voglio un attimo collegare alla famosa lista dei bocciati che facemmo qualche settimana fa. Vi ricordate dove parlammo di quella lista che era uscita su Twitter? E la lista in questione, ragazzi, la voglio un attimo riprendere, perché comunque pian pianino questi nomi che sono stati fatti in questa lista stanno uscendo. C'erano Juan Jesus, Østigard, Mazzocchi, Mario Rui, Lindstrom, Gaetano, Caiust, Simeone, Zerbin e Khedira. Ora, Østigard è andato, Lindstrom è andato, Gaetano sta andando al Parma, Caiust sta andando al Brentford, Mario Rui al momento è in fuori rosa, Mazzocchi al momento non ha offerte, così come non ce l'ha Juan Jesus, almeno da quello che sappiamo. Simeone, qualche voce c'è, però non c'è un'offerta ancora ufficiale. Zerbin, la gente ci aveva detto che è Conte a decidere, però diciamo che le offerte le avrebbe. E poi c'è Khedira che dovrebbe partire. Ecco, quindi, come potete vedere, la maggior parte dei nomi di questa lista alla fine stanno andando via, o comunque qualcuno è già andato. Quindi attenzione, sono rimasti Juan Jesus, Mazzocchi e Zerbin, Khedira e Simeone. Ecco, sono 5 su un totale di 10. Quindi la metà dei nomi sono già andati. Ora, ovviamente, alcuni di questi nomi poi vanno sostituiti, perché Simeone oggi è la riserva del titolare, ma se viene venduto deve essere sostituito, così come deve essere sostituito Juan Jesus se dovesse partire, così come deve essere sostituito Mazzocchi se va via. Ok, questi nomi comunque non vanno a liberare spazio nelle liste, perché poi vanno sostituiti. Però io penso che qualche under tra questi verrà preso. Cioè, per esempio, se tu cedi Mazzocchi, potresti andare a prendere il famoso Dedic, che sto sponsorizzando non so da quanti giorni, perché secondo me è perfetto. Gioca a destra, a sinistra, è un under, ti risolverebbe un sacco di problemi. Così come magari puoi vendere Juan Jesus e prenderti un under. Cioè, considerando i vari movimenti che si stanno facendo, e considerando anche David Neres, da qualche parte tu devi tappare il buco prendendo un under. Questo, diciamo, è il sunto della questione. Quindi, ragazzi, riguardo il mercato, queste sono le ultime notizie. Caiust sta andando a Brentford. Diciamo, ragazzi, purtroppo i giocatori che sono arrivati lo scorso anno, l'abbiamo già detto, cioè hanno pagato un'annata disastrosa, e quindi sono loro, diciamo, i nuovi arrivati sono i primi che subiscono in negativo la stagione in generale. Lindstrom, l'abbiamo detto, è andato all'Everton, ma secondo me Lindstrom, ragazzi, l'ho detto già, sarà un rimpianto stile De Ketelare. Questi sono giocatori, secondo me, che hanno un valore. Purtroppo non lo hanno esternato lo scorso anno, non soltanto per colpa loro. Io auguro comunque il meglio a Caiust in Premier League. Vediamo adesso se anche Nathan verrà fatto fuori, perché ridendo e scherzando, praticamente Conte ha bocciato tutto il mercato dell'anno scorso, sta bocciando tutto il mercato estivo dell'anno scorso. È rimasto Nathan. Ora, pure per Nathan si sta parlando di qualche voce in prestito, si sta parlando dell'Empoli, si era parlato del Verona, non lo so. Poi lì, a quel punto, se escono sia Nathan che Juan Jesus, devi andare a fare due colpi in entrata. Non lo so, io penso che uno di questi due rimanga. Ecco. Comunque,
Questa è la situazione, ragazzi. Vi lascio dando un'ultima notizia riguardo a Mazzocchi. Pare che l'infortunio sia stato totalmente smaltito, quindi il caro Mazzocchi lo vedremo molto probabilmente nella partita di sabato contro la Coppa Italia, che, ridendo e scherzando, è tra 3 giorni. Ecco, quindi ci siamo ormai. Mi sono scordato di dire una cosa su Cajuste: le visite mediche dovrebbe farle lunedì barra martedì, comunque dopo la partita, quindi molto probabilmente l'uscita di Cajuste e il conseguente arrivo di uno tra Ghimun e Bresciani se ne parlerà la settimana prossima. Ecco, quindi questo, ragazzi, è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciando un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, che è totalmente gratis, e attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque Forza Napoli.